tanto meno truppe gli sono necessarie. Come comanda Vostra Maestà. Per tutta questa anticaglia offro 10 talenti d'oro, Maestà. E va bene, Apollonia, però bisogna che tu me li dia subito, questi 10 talenti. Ma certo, Maestà, come al solito. Un busto però glielo lascio, raffigura Romolo. Ah, Romolo, il mio omonimo, ha fondato Roma, dopo tutto. È un lavoro da allievo, però, e sta già sbriciolandosi. Romolo, non mi hai presentato questa signora? Apollonia, questa è Zenobia, l'imperatrice romana d'Oriente. Maestà. Senta, venga quando ha tempo sull'isola di Patmo che mi è rimasta fedele. Sa, lì ho molte antichità greche, assai interessanti. È una cosa che si può combinare. E intanto, siccome sto partendo per Alessandria, un piccolo anticipo potrebbe... Non concedo anticipi a case regnanti. Sa, con i tempi che corrono, le istituzioni politiche non sono molto salde. Mi dispiace, cara Apollonia, che tu sia capitata proprio in mezzo alla sfacelo del mio impero. Male pare, Maestà. In fondo, io vivo di queste liquidazioni. Maestà. Ma non dorme ancora il campione? Non vengo per Tito Spurio Mamma, bensì per Cesare Ruffo. Mai sentito nominare. È una personalità di grande rilievo. Si era già rivolto a Vostra Maestà con una lettera. Da quando sono imperatore non leggo più lettere. E cosa fa questa personalità? Il fabbricante di anfibi, Maestà. Produce quegli indumenti germanici che si infilano nei piedi e che cominciano ad andare di moda anche da noi. Ed è ricco quest'uomo? Immensamente ricco. Devi riceverlo subito, Romolo. Penso che quest'uomo sarà la nostra salvezza. Venga dunque introdotto al nostro cospetto il fabbricante di anfibi. Signor imperatore. Salve. Questa è mia moglie, l'imperatrice Giulia, e questa è Zenobia, l'imperatrice romana d'Oriente. Orbene, Cesare Ruffo, cosa volete da me? Premetto, Maestà, che a dire il vero, la mia stirpe è originaria della Germania, ma fin dai tempi di Augusto si è stabilita a Roma e fin dal primo secolo ha raggiunto una posizione preeminente nell'industria delle calzature. Me ne compiaccio. Da fabbricante di anfibi, quale io sono, vado subito all'essenziale, Maestà. Non mi nascondo, con la mia lucida visione degli affari, l'ostilità degli ambienti conservatori romani verso gli anfibi, come sempre accade quando una nuova rivelazione illumina la terra. Dove iniziano gli anfibi, finisce la civiltà. È una freddura che può permettersi lei come imperatore, ma io, che sono un realista, sono freddamente ed obiettivamente convinto che l'avvenire appartiene agli anfibi. Uno stato moderno che porti i calzari è destinato inevitabilmente a finir male. Vi è un nesso fondamentale fra gli straordinari successi dei germani ed il fatto che si calzino gli anfibi. Solo una Roma con le medesime calzature, Maestà, potrà tener testa all'impeto delle orde germaniche. Ma io metterei immediatamente ai piedi questa meraviglia se avessi una così rosea visione delle cose, caro Cesare Ruffo. Ho giurato, Maestà, ho giurato di non metterli finché non avrò convertito l'ultimo sprovveduto che l'umanità senza di essi non è degna di esistere. Ma tu eri venuto per chiedermi qualcosa, Cesare Ruffo. Ecco, Maestà, la situazione è questa. Da un lato c'è la super ditta Cesare Ruff e dall'altro l'impero romano, questo non potrà negarlo. Ah, infatti. Siamo schietti, io rappresento qualche miliardo di sesterzi, lei invece rappresenta il caos, il vuoto, il nulla. No.
Non potrebbe essere definita meglio questa situazione. Da prima avevo pensato di comperarmi tutto l'impero romano in blocco. Ah, questa è un'idea da prendere in seria considerazione, eh? Cesare, ti nomino immediatamente cavaliere. No, grazie, maestà, non si disturbi. Ho già comperato tutte le onorificenze che fossero raggiungibili. Ecco, per parlarci con brutale franchezza, ho rinunziato all'acquisto. Questo impero romano è così malconcio. Sono contrario all'acquisto, però non sono contrario ad una fusione. Ah, e come te la figuri allora questo legame fra l'impero e la tua superditta? Concretamente, maestà, da buon uomo d'affari, il mio motto è pensa concretamente oppure fai bancarotta. Ecco, per prima cosa, facciamo sgomberare i Germani. Già. Ma proprio questo primo passo mi sembra piuttosto difficile. Ma non esistono difficoltà per un uomo d'affari di calibro internazionale. Tutto sta ad avere gli spiccioli necessari. Odoacre si è impegnato per iscritto a sgomberare l'Italia dietro un compenso di 10 milioni. Odoacre, il generalissimo dei Germani. Ma da lui non me lo sarei mai aspettato. Pensavo proprio fosse incorruttibile. Incorruttibile. Nessuno è incorruttibile al giorno d'oggi, maestà. E che cosa pretenderesti in cambio di questo aiuto, Cesare Lutti? Ecco, io tiro fuori questi 10 milioni, poi sborso un altro paio di milioncini per rimettere l'impero in sesto, per farlo sopravvivere. In cambio, chiedo oltre ad una legge che renda obbligatorio l'uso degli anfibi, che tua figlia Rea diventi mia moglie. È questo il solo modo per dare alla nostra fusione un fondamento concreto. Mia figlia è fidanzata con un nobile impoverito già da 3 anni prigioniero dei Germani. Maestà, come ha visto, io sono un freddo calcolatore, duro come la pietra. Lei mi darà una risposta oggi stesso. Se sarà negativa, sposerò la figlia di Odoacre, la principessa germana, e farei la cosa più saggia, ma la gratitudine per il paese in cui vivo mi spinge a farle questa proposta. Non vorrei che domani, dinanzi al tribunale della storia, la superditta Cesare Ruff facesse figura di bassa partigianeria. Maestà,